Che cos'è Uno Bianca Reload? È un piccolo contributo da parte del sottoscritto che intende mettere sotto la lente di ingrandimento alcuni episodi e fornire, attraverso documenti rimasti pressoché inediti, ulteriori elementi di riflessione su una vicenda che ha bisogno di essere rivisitata completamente perché contiene ancora tante opacità. La storia della banda della Uno Bianca inizia ufficialmente nel 1987 con le prime rapine ai caselli autostradali in Romagna e si conclude nel novembre del 1994 con l'arresto dei fratelli Savi, Roberto, Fabio e Alberto, e dei loro complici. Tutti, tranne Fabio Savi, sono poliziotti presso la questura di Bologna, Alberto presso quella di Cesena. In questi 7 anni le azioni della Uno Bianca sono caratterizzate da una estrema spietatezza. La scia di sangue è impressionante, oltre un centinaio di atti criminali, tra rapine, attentati, omicidi, 24 le vittime e 102 i feriti. Fin da subito, oltre all'estrema violenza contro chiunque si opponga alle rapine o ne sia anche solo testimone, una ferocia che appare anomala, spropositata anche per dei rapinatori professionisti, emerge un'altra caratteristica. La banda non si dedica solo a operazioni predatorie contro banche, casse della Coop, caselle autostradali, benzinai, ma compie anche raid terroristici che non hanno alcun scopo di lucro. In questo caso le vittime sono appartenenti alle forze dell'ordine, in particolare carabinieri, oppure immigrati e rom. Cosa c'è di strano in tutta questa vicenda? Molte cose. Per anni forze dell'ordine e magistrati danno la caccia dei fantasmi. Non si rendono conto che tutte le azioni convergono su un'unica matrice. La banda cambia nome a seconda delle azioni che compie, prima i caselli autostradali, poi diventa la banda delle Coop, poi si insegue la criminalità organizzata del Sud. Infine si arriva persino a ipotizzare, a teorizzare, l'esistenza di una fantomatica quinta mafia, con base al quartiere Pilastro di Bologna, a cui viene addossata la strage dei 3 carabinieri. L'unico filo che unisce questi delitti è l'uso pressoché costante di una Fiat Uno rubata, una macchina molto comune all'epoca che viene appunto rubata per commettere i crimini, da qui banda della Uno Bianca. Come tanti altri giornalisti mi occupai della vicenda all'epoca dei fatti, quando lavoravo a Radio Città del Capo, lo feci assieme ad amici e colleghi della redazione, in particolare Fernando Pellerano, Amedeo Ricucci e Paolo Barda. Ma anche dopo gli arresti non ho mai smesso di interessarmene, leggendo le inchieste fatte dai colleghi, le notizie di cronaca, le novità che mano a mano sporadicamente emergono sulla vicenda, e mi sono fatto la precisa convinzione che su questa storia ci siano ancora tantissimi aspetti da chiarire, fin dalla nascita della banda. Tenete conto che già nell'88 avvenne un fatto clamoroso. 2 crimini efferati commessi dai Savi, l'uccisione di una guardia giurata durante una rapina a una Coop, Carlo Beccari, e l'omicidio di 2 carabinieri, Stasi e Del Rio, che stavano pattugliando Castelmaggiore, videro le indagini inquinate da un giovane sottufficiale dei carabinieri, tal Domenico Macauda, che in ambedue i casi organizzò un vero e proprio depistaggio, anche piuttosto articolato, per addossare quei delitti a piccoli malavitosi locali. Gente della piccola delinquenza, che non c'entrava assolutamente nulla. I depistaggi vennero scoperti quasi subito, Macauda fu arrestato, poi processato, condannato a 8 anni, di cui ne scontò solo 4. E, prima grande stranezza di tutta la vicenda, una volta però processato separatamente per i 2 casi, scompare completamente dai radar delle indagini. Nessuno infatti si pose il dubbio sul perché Macauda avesse depistato proprio quelle indagini. E guarda caso quei depistaggi portavano sempre ad allontanare i sospetti dai fratelli Savi.
Ebbene, si potrebbe ancora indagare su Domenico Macauda, lo si trova anche facilmente ancora sui social, sotto il nome Domenico Kojak Macauda. Lo si vede intento nella sua nuova attività con un bel mitra in mano, gestisce infatti un poligono di soft air ed è sempre in stretto contatto con organizzazioni della difesa, in particolare il corpo militare della Croce Rossa Italiana. Altro particolare, a istruire i processi per calunnia contro Macauda nell'89 fu il magistrato bolognese Giovanni Spinosa, che ritroveremo successivamente nell'indagine sulla strage del Pilastro. Spinosa, infatti, fu il magistrato che indirizzò l'indagine per l'eccidio dei tre carabinieri contro i fratelli Sant'Agata, esponenti della malavita locale, che proprio nei giorni della cattura dei Savi erano la sbarra e che con tutta probabilità si sarebbero visti affibbiare l'ergastolo per un reato che non avevano commesso sulla base di testimonianze risultate totalmente infondate. Anche su quelle testimonianze sarebbe ancora il caso di indagare, invece è stata messa una bella pietra sopra. Di queste stranezze, chiamiamole così, la storia ufficiale della Uno e Bianca è piena, dall'inizio alla fine, compresa la clamorosa cattura di Fabio Savi ad opera dei poliziotti di Rimini, Baglioni e Costanza. Dopo infatti 7 anni in cui andava tutto male, non si cavava un ragno dal buco, le indagini avevano preso 1000 direzioni, tutte inconcludenti, e una serie di evidenze non erano state considerate, dagli identikit, alle analisi delle armi, fino ai controlli sui possessori delle armi stesse, sui registri dell'armeria e dei poligoni frequentati dai Savi, eccetera, eccetera, improvvisamente, di colpo, comincia ad andare tutto bene. E grazie a colpi di fortuna clamorosi e incroci di informazioni che non erano mai stati fatti precedentemente, si arriva prima all'arresto di Fabio Savi e della sua compagna Eva Micula e poi a Roberto e a tutti gli altri. Questo almeno secondo la tesi ufficiale, quella rilanciata anche dal recente documentario Rai, La vera storia della Uno Bianca, che già dal titolo rivela un pizzico di presunzione, la vera storia. Vabbè. Insomma, vi ho fatto questa premessa solo per suggerirvi che di cose da fare, di elementi da chiarire sulla Uno Bianca ce ne sono ancora tanti. Io personalmente non ho una tesi, non ho ipotesi dietrologiche pronte da opporre alle tesi ufficiali. Io ho solo dei dubbi e penso che un giornalista debba coltivare il dubbio, non sovrapporsi al lavoro di un inquirente, ma mettere assieme i fatti e presentarli all'opinione pubblica, che è poi un lavoro che si fa sempre meno, purtroppo. E proprio per questo sto realizzando Uno Bianca Reload, mini inchieste che sto facendo in maniera del tutto indipendente. Uno Bianca Reload consiste in pillole audiovisive, di cui questa è l'introduzione, che uniscono al video un mio vecchio amore, la radio. Infatti, a parte le introduzioni, non vedrete più di tanto la mia immagine, ascolterete quello che ho da dire, ma soprattutto le testimonianze che vi proporrò sullo sfondo di un nastro che scorre. Quando ne avrò la possibilità, aggiungerò qualche immagine oppure documenti specifici utili a inquadrare il contesto di cui si parla. Uno Bianca Reload è un progetto in corso. Ho realizzato questa prima puntata, a cui vorrei aggiungerne altre 4, e come vi dicevo, lavoro da solo, sono un giornalista professionista, freelance, ma il lavoro ovviamente costa tempo, costa fatica e costa anche denaro. Quindi Uno Bianca Reload è anche un progetto di crowdfunding. Lo potete sostenere con una donazione attraverso il sito produzionidalbasso.com, cercando il progetto Uno Bianca Reload e lasciando il vostro contributo con un bonifico, con PayPal o con la carta di credito. Ripeto, produzionidalbasso.com, Uno Bianca Reload è il progetto e se ritenete che questo lavoro abbia un senso e debba proseguire, lasciate la vostra piccola o grande donazione. Grazie e buona visione. Uno Bianca Reload, come dicevo in premessa, non è un documentario su tutta la storia dell'Uno Bianca. Tratta di episodi di cui mi sono occupato personalmente, di cui posseggo documenti.
che sono sostanzialmente inediti, che pongono dubbi e fanno emergere zone d'ombra che sono rimaste a tutt'oggi ancora da chiarire a 30 anni di distanza. Oggi ci occupiamo di un fatto avvenuto nel 1991, che è stato l'anno più cruento nell'attività della banda, il più sanguinoso. Il 4 gennaio del 91, infatti, al Pilastro avviene la strage dei tre carabinieri e i sospetti si indirizzano immediatamente sulla malavita locale in combutta con la malavita del Sud Italia. Nei mesi successivi l'indagine porterà a una maxi operazione organizzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, in cui il quartiere Pilastro di Bologna viene messo a ferro e fuoco, insomma, elicotteri, blindati, centinaia di uomini armati e mascherati che sfondano porte, perquisiscono abitazioni e arrestano decine e decine di persone. Si teorizza l'esistenza di una quinta mafia fatta da malavitosi locali in combutta con cosche criminali del Sud Italia. Intanto la banda della Uno Bianca continua ad agire indisturbata e continua a sparare. Il 20 aprile uccide un benzinaio, Carlo Bonfiglioli, a Borgo Panigale durante una rapina. Arriviamo così al tema della puntata di oggi. È il 2 maggio 1991. Attorno a mezzogiorno, tra le 11 e mezzo e mezzogiorno, più o meno, nella centralissima via Volturno, in pieno centro di Bologna, due killer entrano nell'armeria di Lee Ciansaloni, chiedono alla proprietaria di vedere due pistole Beretta e vogliono parlare col suo assistente, Pietro Capolungo, un ex carabiniere in pensione che fa da commesso alla titolare. Capolungo non c'è, è andato in posta ma tornerà a breve. I due aspettano, uno al bancone guardando le pistole, l'altro sta sulla porta. È un giorno di lavoro, l'armeria è aperta, quindi possono entrare anche altri clienti, altre persone, cosa che in effetti accade. Uno di questi clienti abituali entra in negozio, parla con Lansaloni e si sofferma abbastanza per vedere bene in faccia gli assassini. Poi, dovendo fare delle pratiche, pagare dei bolli, si assenta dicendo che tornerà in seguito a completare la pratica. Quando finalmente torna Pietro Capolungo, tutto accade velocemente. Si ipotizza abbiano scambiato qualche parola. Poi l'uomo che sta al bancone punta la pistola e gli spara. Stessa sorte tocca a Lee Ciansaloni, che viene colpita da due proiettili alla testa. I killer escono e si dileguano nelle stradine del centro storico. È uno dei tanti omicidi anomali della Uno Bianca. Il denaro non è stato toccato, mancano soltanto due pistole Beretta. Il delitto è avvenuto in pieno giorno, in pieno centro e a volto scoperto. Successivamente si scoprirà che Roberto Savi figurava negli elenchi dei clienti dell'armeria, visto che era un cliente abituale e si riforniva di armi e di proiettili lì proprio nell'armeria di Lee Ciansaloni. Se l'obiettivo era togliere di mezzo un testimone scomodo, ipotizziamo il Capolungo, che forse aveva intuito qualcosa e poteva parlare, perché ucciderlo in una situazione così rischiosa? I killer hanno dunque corso rischi enormi, ma ancora una volta la fanno franca. Ci vorranno ben altri 3 anni prima che siano fermati. Eppure, in quel delitto dell'armeria, avevano lasciato ben più di una firma. Appena dopo l'omicidio, Luciano Verlicchi, marito di Lee Ciansaloni e comproprietario dell'armeria, viene convocato e interrogato per lunghissimo tempo, tutta la notte, da alcuni funzionari di polizia. Lui fa i nomi del dottor Buono, all'epoca vice dirigente della squadra mobile di Bologna, e del dottor Preziosa. Verlicchi verrà sentito tutti i giorni per circa un mese e in uno di questi colloqui farà una dichiarazione clamorosa. Vedendo l'identikit redatto sull'indicazione del cliente che era entrato e aveva visto i killer, poi era uscito, ma era lui stesso che poi era tornato dopo aver fatto delle pratiche e aveva scoperto i corpi, e assieme a questo c'era anche un passante che aveva visto queste persone. Insomma, in base a queste testimonianze
riferisce Verlicchi al dottor Buono questa testuale frase: questo assomiglia a uno dei vostri. Verlicchi si riferisce a un poliziotto della questura di Bologna. Né certo, perché tempo prima gli ha venduto una Smith & Wesson 44 Magnum, un'arma assai poco comune, e quindi si ricorda bene. In effetti, se andiamo a vedere, l'identikit che viene fatto è il ritratto preciso di Roberto Savi. Ma questo elemento importantissimo non viene assolutamente preso in considerazione né dal dottor Buono né da nessun altro funzionario della questura. In questa cassetta, che fra poco vi farò sentire integralmente, c'è un'intervista fatta nel 1994, fatta quindi subito dopo la cattura dei Savi, che venne mandata in onda una sola volta in radio durante uno speciale che facemmo sulla Uno Bianca. Ve la ripropongo integralmente perché è molto importante e significativa. La voce dell'intervistatore è quella di Giancarlo Martelli, un giornalista nostro amico che all'epoca collaborava anche col Corriere e che faceva però base nella nostra redazione a Radio Città del Capo. Martelli chiede conto al dottor Buono sul perché non diedero seguito alla segnalazione di Verlicchi. Sulle risposte del funzionario di polizia, giudicate voi. Pronto? Sì, eccomi. Qualche quotidiano a proposito del duplice omicidio, no, di via Volturno a Bologna ha intervistato il signor Verlicchi facendosi raccontare come, secondo la sua versione, andarono le cose quel giorno. Cioè, sì, lui ha raccontato che fu accompagnato nel suo ufficio. Uh-huh. No? Dove, su quale giornale, scusa? Ma su Repubblica, nelle cronache locali, ma anche in nazionale. Ma l'ho letto oggi, non c'è niente. Però. Sì, nei giorni scorsi però. Ma sul mio ufficio no, cioè il fatto che siamo... E anche oggi sul Corriere della Sera, cioè, ho sentito io il... Cioè fa il mio nome per espressamente? Sì, mi ha fatto così, mi ha riferito il signor Verlicchi. Beh, mi pare strano che abbia potuto fare il mio nome, insomma. Ti pare strano? Sì, no, strano no, perché il fatto che sia venuto nel mio ufficio sicuramente. Insomma. È venuto, cioè lei lo interrogò quel giorno? Ma non l'ho preso io a verbale, insomma, l'ha presa altra gente a verbale, insomma. Mm. Non... Comunque, insomma, venne nel suo ufficio? Venne alla squadra mobile, non era il mio ufficio la squadra mobile, c'era un dirigente di quell'ufficio, eccetera. Ma lei lo incontrò? Sì, io come tanti altri l'ho incontrato. Mm. Insomma. Ecco, c'è un particolare, in modo particolare, che scusi la ripetizione, sì, che suscita, insomma, un po' di la sua curiosità, un po' di perplessità, cioè il fatto che lui sembra che lui lo racconta quasi come una battuta, quando gli furono mostrati gli identikit, lui disse: ma questo sembra uno dei vostri. E poi sembra anche, ma adesso Verlicchi non ricorda più con precisione, dice lui, che aveva un nome in testa, Sani, Savi, qualcosa di questo genere. Sì. A voi fece qualche nome? Ma guardi, si non ricorda? Mi pare il caso adesso di metterlo sul giornale, insomma, quindi io penso che le dichiarazioni di Verlicchi poi le farà pure un magistrato, le farà qualcun altro, quindi poi vedremo successivamente che cosa abbia dichiarato, insomma, e che cosa soprattutto ha dichiarato in quel momento. Ma lei si ricorda cosa dichiarò in quel momento? In questo momento è meglio non ricordarsi e non dire niente, insomma, io credo. Ma tranne l'amarezza di un poliziotto che ha lavorato a Bologna in quel periodo, insomma, certo. Quindi io penso che questo sia l'unico sentimento di questo. Ma certo, capisco, ma queste, di questo momento, le sue dichiarazioni, le dichiarazioni di Verlicchi furono messe a verbale? Penso di sì, insomma, anzi ritengo proprio di sì. Verlicchi penso che abbia anche fornito
chiarimenti su, su chi conduceva la, la, l'armeria, chi c'era, chi non c'era, quindi penso certo. Che sia stato sicuramente assunto a verbale. Insomma. Lei questo... però non si ricorda, insomma, se fece qualche nome, si ricorda? No, non fece nessun nome. Questa battuta che lui disse? No, ma... onestamente non... Ma questo è, assomiglia a uno dei vostri? Boh, questo guarda, non lo escludo e ne posso, onestamente non mi pare che... di poterlo dire, insomma, ecco, questo è la realtà. Perché questo lo dice anche il dottor Aldo Marino, no? Che era questore sì. In quel periodo. Questo lo dice, insomma, che Verlicchi fece questa ammissione. L'ha fatta al questore questa ammissione? Non lo so, non è precisato. Guardi, quindi, quindi a lei non la fece questa ammissione? Ma, cioè, non mi faccio dire cose che non dico. Va bene. Ecco, io dico sinceramente che in questo momento è meglio non dire niente. Insomma, se Verlicchi dice che l'ha detto una cosa a me, e poi ne si vedrà, insomma, se l'ha detto o non l'ha detto, insomma, capito? Però se lo dice un giornale è un po' di male, che se certo. Lo dice un magistrato è un'altra cosa, ecco, certo. Se lo dice un giornale dice quello che vuole, insomma, certo, ecco, certo. Quindi questa, io le posso dire che sicuramente Verlicchi l'ho incontrato 50 volte in quei giorni, insomma, ecco, e certo. Questo per farle dire che se lui avesse avuto dei dubbi si poteva benissimo estrinsecare, insomma. Ecco. Ma lui ha detto che si è estrinsecato. Ma guardi, ripeto, sorvoliamo su questa. Comunque secondo lei, cioè, fu fatto tutto il possibile per capire chi erano quei killer di quel giorno? Tutto il possibile, tutto quello che eravamo in condizione di fare. E questa è la realtà dei fatti. C'erano indizi, c'erano tracce? E su che cosa? Ma questi identikit c'erano però? Guardi, gli identikit innanzitutto sono stati fatti in giorni successivi, non lo stesso giorno, questo già. Non lo stesso giorno? Ma assolutamente, insomma. Soprattutto poi il secondo... Ma un identikit sommario, adesso non dico magari uno... identichi dal computer? No, guardi, non furono fatti con lo stesso giorno gli identikit, sono stati fatti nei giorni successivi. Anche perché l'identikit richiede una certa cura e tutto il resto. Cioè il dottor Aldo Marino, ad esempio, nell'intervista sulla stampa apparsa lunedì, no, sì. Dice che ad una domanda precisa lei vuole sapere, cioè è un marino che si fa la domanda, lei vuole sapere se c'è stata o no una leggerezza e un marino risponde non lo so, cioè una leggerezza nelle indagini. Ma è una leggerezza, degli errori, cioè... Secondo lei sono stati fatti degli errori? Ma non si è accesa una scintilla, insomma. Questo, non si è accesa una scintilla, questo è l'altro dei fatti, cioè la... Il, se il, questo adesso però ecco ovviamente cioè lei non mi sta intervistando, quindi io non voglio assolutamente che compaia il mio nome sì. Sul giornale sì. Cioè, mi spiego quale certo no. Noi si fa un'indagine su una criminalità comune organizzata sì. Cioè, perché come sa c'è un processo adesso sul sul pilastro, no? Certo. Sui fratelli Sant'Agata certo. E via di seguito. Quindi l'attività di indagine che si compie in questo settore è un'attività che si fa riferimento alla criminalità comune, insomma. Noi che siamo poliziotti che investigano su criminalità comune e su e questo tipo di attività ci aspettiamo di trovare davanti dei pregiudicati, insomma, dei delinquenti o, sì. O tanti. Mi spiega lei per quale motivo avremmo dovuto sospettare all'epoca di colleghi o altre persone? No, perché Verlicchi anche lui ammette che era una frase buttata lì, però disse ma sembra uno di assomiglia a uno di voi. Non solo. Non ha fatto un nome, insomma, cioè, non è quello il problema. Cioè, dottor Buono, no, non solo, ma poi adesso è saltato fuori, adesso quantomeno i giornalisti hanno saputo adesso che poi il nome di Roberto Savi figurava nell'elenco. Guardi, io non glielo so dire. Cioè, i registri dell'armeria sì. Erano. Decine di registri con migliaia di nomi, però Roberto Savi non era un sospettato, cioè questo dobbiamo capirlo, certo. Sì, sì, cioè, certo. Perché se fosse stato sospettato non c'erano problemi, certo. Cioè, la 1 bianca sarebbe stata scoperta 3 anni fa, cioè nessuno sospettava di forze dell'ordine, soprattutto di appartenenti alla Polizia di Stato, insomma. Però c'era questa, cioè, questa... Si cercavano dei collegamenti nei registri dell'armeria con sì. La malavita comune, con la malavita organizzata. E mi spiego qual è, cioè adesso non si può dire andiamo a cercare
cercavamo i nomi di forze dell'ordine, appartenenti alle forze dell'ordine che compravano cartucce da Verlicchi, ce ne sono 50 e più. Certo, non mi immagino. Funzionari, c'è di tutto, cioè lei mi spiega il perché avremmo dovuto. Ma perché c'era questa battuta di Verlicchi che diceva assomiglia a uno di ma voi? Se lui avesse detto chi era sarebbe stato più semplice, certo, insomma. Cioè, oppure avremmo, oppure se lui avesse insistito con questo somiglia a uno di voi, sarebbe stato molto più semplice, avremmo fatto vedere le foto di chi andava a comprare da lui, certo. Però lui non l'ha mai detto. Ma poteva questo essere così una pulce dell'orecchio che magari, ma adesso capisco che col senno di poi è certo. Semplicissimo, però noi, ripeto, stavamo facendo un'indagine di criminalità comune, sì. Ha capito qual è il discorso? Cioè, che cosa si cerca in un'armeria se la colleghiamo, perché poi il collegamento lo facciamo oggi, il collegamento a quell'omicidio, certo. Ma all'epoca non c'è stato nessuno che ha fatto questo collegamento, perché ritenevamo di aver scoperto gli autori dell'omicidio delle carabinieri. Certo. Ascolti, ma adesso dopo tutti questi arresti clamorosi, cosa ne pensa? Che stato d'animo ha lei? Io? Mi sono distrutto, cioè distrutto da tanti motivi, insomma, distrutto che... cioè non vittima di non so che cosa, insomma, cioè non se l'aspettava minimamente, insomma. Ma stiamo scherzando, cioè certo. Nella più massima buona fede non ho mai pensato che fossero, cioè forse un errore, ecco, bisogna essere, oppure ci vuole un orientamento culturale diverso, insomma, certo. A questo tipo di indagini, insomma. Senta, e a proposito della strage del Pilastro, lei, viste cioè, le rivelazioni giornalistiche, diciamo così, ritiene che in effetti possano, cioè i fratelli Savi, insomma la banda della Uno, possa avere anche ammazzati tre carabinieri del Pilastro, non lo so, così come... Cioè, così io come non sono informato, dottor Buono, leggo il giornale. Insomma, sì, così come sembra addirittura che abbiano cominciato a fare le prime ammissioni sul Pilastro, su addirittura... i due carabinieri uccisi Castelmaggiore nell'88. Non abbiamo mai avuto mai elementi per questi due carabinieri, cioè non sappiamo mai chi è stato. No, ma secondo lei? Ma ripeto, secondo me, signor Martelli, l'errore fondamentale è stato indagare come si indaga per un'attività di polizia giudiziaria inerente a rapinatori o criminalità comune. Qui invece siamo di fronte a qualche altra cosa, qualcosa di diverso. Insomma. Cioè bisognava usare un altro metodo investigativo? Ecco, su questo siamo d'accordo. Bisognava usare un altro tipo di... Ecco, bisognava, cioè, che so, prendo ad esempio il mostro di Firenze, insomma, un tipo di attività come il mostro di Firenze, mentre invece qui si è frazionata, ha capito qual è l'indagine, si è frazionata. Si è sparsa tra carabinieri, polizia... Ma no, anche all'interno della polizia stessa, insomma, c'è stato un frazionamento, cioè il fenomeno non è stato esaminato nella sua interezza. Ho capito. Cioè, anche perché i collegamenti non potevano farsi, cioè con la strage dei carabinieri, con l'armeria Volturno non aveva nessun collegamento. Allora, sì. Nemmeno balistico. Certo. Mi spiego, cioè perché la R70 finisce di sparare, sì. Il 4 di gennaio, poi non compare più, in nessun altro tipo di né rapina né altro. Ho capito. No, quindi poi compare questa 9x21. Ho capito. Dopo il 2 di maggio del 91. Certo. E quindi non c'è più un collegamento tra i due fatti, cioè almeno oggi lo troviamo nei soggetti, insomma, il collegamento, ma prima collegamenti oggettivi non ve ne erano, insomma, tra i due. Io ero convinto che fossero due bande diverse. Certo. Ma quando parla di metodi tipo il mostro di Firenze, cioè intende non so, computer, sì, schedature di massa, non so, no, schedature di massa, no, lavorare su ogni soggetto, insomma, ecco. Cioè suoni su un numero molto vasto di soggetti. Esatto. Anche forze di polizia, insomma. È chiaro, qui penso che a Firenze si è operato su tutti i possessori della 22, prendi una calibro 22. Ma questo che dice è anche, diciamo così, una missione, insomma, di aver fatto qualche errore. Ma io non ho diretto l'indagine, capito? Io ho partecipato all'indagine. Chi le dirigeva allora? C'è un sacco di gente a dirigere questa indagine. Lei forse non sa che è stato fatto un pull della Uno Bianca. Certo. Dove c'erano due funzionari a capo di questo pull. Con decreto del capo della polizia. Chi era il funzionario a capo del pull? Lo chiede al ministero, insomma, glielo sapranno dire. Va bene. Ha capito, io ero uno che partecipava come 50 gli altri all'indagine.
certo, certo. Cioè non ero il responsabile dell'indagine. Ma allora era vice comandante. Vice dirigente della squadra mobile. Cioè, fosse stato il responsabile dell'indagine sarei stato felice di farlo, insomma, però con non dico che sarebbero stati scoperti gli omicidi, per l'amor di Dio, però forse avremmo fatto qualche errore in me. Dottor Buono, lei è, quando se n'è andato da Bologna? Io sono andato via da Bologna nel luglio del 93, però sono via dalla mobile dal gennaio 93. Dal gennaio 93. Adesso cos'è lì a... Dirigo il commissario di Sesto Fiorentino. Fiorentino. Lì l'attività, cioè, molto lavoro lì? No, assolutamente. Siamo in pensione, si può dire. Mm-hmm. Anche meritatamente, visto gli errori del passato. Ascolti, nessuno in questi giorni, voglio dire, nessuno degli investigatori di Bologna, magistrati, l'ha sentito? No, ma poi mi faranno un avviso di comparizione, mi faranno qualcosa. Penso. Come? Non lo so, mi faranno un ordine di comparizione, che ne so, insomma. Ma non hanno ancora ricevuto nessuna comunicazione, insomma? No, ma non mi deve, che comunicazione mi devono fare, insomma? Io non ritengo di aver fatto... No, ma per sentirlo così, per ricostruire... Ma lo si ricostruirà poi successivamente questa cosa. Adesso penso che bisogna, secondo me, l'importante è sentire Roberto Savia e gli altri, insomma. Certo, certo. Quindi una volta che si sentono loro si chiariranno tutte le cose, insomma. Mm. Quindi non è... credo che non ci sia... Va bene. Però Martelli, mi raccomando, cioè lei può dire tutto quello che vuole, ma lei né virgolette e né altro, perché lei non mi ha sentito, insomma, cioè io poi non le ho detto niente, quindi ci siamo capiti. Dunque, come avete sentito, il dottor Buono appare più che altro preoccupato da un fatto, di non essere coinvolto. Le giustificazioni che adduce sono praticamente puerili. Cercavamo esponenti della criminalità organizzata e non dei poliziotti. Non si è accesa una scintilla. Verlicchi non ha fatto il nome. Insomma, pare che questi inquirenti, per agire, avessero bisogno non solo che qualcuno gli indicasse una pista importantissima, ma gli dicesse anche nome, cognome dell'assassino e magari anche fornendo l'indirizzo e il numero di telefono. E ancora, una volta avuto l'imbeccata da Verlicchi, pur senza fare nomi, com'è possibile che tutti quei funzionari, guardando l'identikit, non abbiano riconosciuto Roberto Savi, visto che lo vedevano tutti i giorni in questura? Punto interrogativo. Tenete conto che su Roberto Savi, oltre al riconoscimento fatto da Verlicchi, pesa già un altro elemento. Possiede non uno, ma ben due fucili AR-70. Lo stesso fucile che ha sparato in diverse stragi, compresa quella del Pilastro. E in questura lo sanno perfettamente, lo sa il dottor Preziosa, visto che ha chiesto proprio a Savi di far vedere quel fucile ai colleghi, per fare delle prove balistiche. Cosa che peraltro Roberto Savi fa, fornendo ai suoi colleghi l'arma, non ovviamente quella che ha sparato, con cui spara nelle stragi, ma l'altro fucile, quello con cui non ha mai sparato durante le azioni. Questo indizio dell'identikit, unito all'indizio della R70, unito al fatto che Savi comparisse nei registri dell'arberia di via Volturno, dovrebbero fare di lui il primo dei sospettati. Invece, come dice il dottor Buono, non si è accesa la scintilla. Peccato. Una cosa è certa, Luciano Verlicchi nel maggio del 1991 aveva fornito agli inquirenti su un piatto d'argento la testa del capo della banda della Uno Bianca, Roberto Savi, ma non se ne fece nulla. Questo è l'aspetto più eclatante dell'intervista, ma non è l'unico elemento che non torna in tutta la vicenda di via Volturno. Infatti, se l'identikit dell'uomo sulla porta, come abbiamo visto, porta direttamente Roberto Savi, è il ritratto perfetto, lo stesso non si può dire dell'identikit dell'altro assassino, quello che ha sparato, che non assomiglia per nulla a Fabio Savi. Secondo i testimoni, infatti, era un tipo alto, coi baffi, e che parlava senza alcuna inflessione dialettale, senza alcun accento, mentre Fabio Savi non porta i baffi
e soprattutto ha un forte accento romagnolo. Com'è possibile che i testimoni, gli stessi che hanno ricostruito così bene la figura di Roberto, si siano così confusi su quella di Fabio? C'è qualcosa che non torna. Ed è lo stesso Luciano Verdicchi a dirlo in una recente intervista che ha rilasciato all'agenzia AGI nel dicembre 2021, affermando testualmente: considerate le testimonianze e visto l'identikit, secondo me Fabio Savi non si trovava in armeria nel momento del duplice omicidio. Inizialmente furono altri ad essere sospettati, ma non ho prove. Sono certo però che non fu Fabio Savi a sparare in armeria. Questo testimonia Verlicchi. Il quale poi nella stessa intervista si sofferma anche sulla figura di Pietro Capolungo, l'ex carabiniere che faceva da commesso in armeria. Pietro Capolungo, racconta Verlicchi, era a dire il vero una persona che non sono mai riuscito a inquadrare alla perfezione. Aveva alcuni aspetti impenetrabili della sua vita. Lo vedevamo ogni tanto incontrare degli alti ufficiali dei carabinieri in divisa con i quali era molto in intimità. Usciva dal negozio per parlare con questi uomini in divisa, poi rientrava dopo una mezz'ora. Capolungo si intrometteva in ogni discorso si facesse con i clienti, dicendo sempre la sua. Politica, calcio, donne, su tutto. Ma dopo la strage dei carabinieri al Pilastro, quando qualcuno parlava di questo episodio, lui girava le spalle e faceva finta di niente, senza proferire mai parola su questo episodio. Queste le parole di Verlicchi, che ovviamente su Capolungo sono solo impressioni. L'ultimo dei tanti misteri dell'omicidio dell'armeria, però, non è un'impressione e riguarda l'arma che ha sparato. Secondo la ricostruzione ufficiale, il killer avrebbe inserito un caricatore con pallottole 9x19 dentro la beretta 98F che stava visionando e poi avrebbe freddato Capolungo e Lanzaloni. Bisogna premettere che all'epoca il calibro 9x19 era solo ad uso militare, a uso civile potevano essere vendute solo pallottole 9x21. Altro dettaglio che non può sfuggire a degli esperti di armi come i Savi è che se tu usi una pallottola 9x19 in una pistola che ha un calibro 9x21 c'è il rischio che possa incepparsi perché il bossolo è leggermente più corto di 2 mm. Ora, per quale motivo i Savi avessero dovuto correre un tale rischio e non usare una pistola perfettamente funzionante, non si capisce. Ebbene, secondo Verlicchi, sempre in quell'intervista, e non solo secondo lui, peraltro, questa ricostruzione fa acqua da tutte le parti. Per quanto riguarda l'armeria, dice infatti Verlicchi, sono state impiegate cartucce calibro 9x19 non camiciate, cioè a piombo scoperto, senza quel rivestimento metallico solito, insomma, delle pallottole. E quindi non camiciate, ma di piombo nudo rivestito in teflon. Quindi non corrisponde al vero, sempre secondo Verlicchi, la notizia che hanno scritto per anni che i killer della 1 Bianca hanno sparato con le pistole Beretta 98F che si erano fatti mostrare, a cui avevano inserito un caricatore con pallottole 9x19. Perizie successive, ha aggiunto sempre Verlicchi, hanno dimostrato che avevano usato delle pistole Feg und Gresi 9x19. Volevo infine aggiungere, e questo è un altro particolare, che se non fosse la storia della 1 Bianca, su cui è successo di tutto, sarebbe l'ennesima cosa assurda. Dice Verlicchi, alla fine, che so che sono state usate questo tipo di pallottole per l'eccidio all'armeria, perché quando mi sono state consegnate le chiavi del negozio per pulirlo e rimetterlo in ordine prima di venderlo, ho trovato il primo proiettile che era andato a vuoto e che non ha colpito mia moglie, andando a sbattere contro un piano di metallo di una scaffalatura, dove il proiettile si è aperto come una foglia, lasciando però il suo rivestimento di teflon contro un muro. E non l'aveva trovato nessuno, dice Verlicchi, l'ho trovato io. Quindi anche qua ci sarebbe da farsi delle domande.
Ecco dunque quello che si sa, ma soprattutto che non si sa sull'omicidio dell'armeria Volturno del 2 maggio 1991. Si sa che agirono due killer, di cui uno sicuramente era Roberto Savi e l'altro, secondo le sentenze, era Fabio Savi, in quanto reo confesso. Ma sull'esatta identità ci sono forti dubbi. E secondo Verlecchi a sparare sarebbe stata un'altra persona, mai identificata. Si sa che Roberto Savi venne riconosciuto da Verlicchi, che disse agli inquirenti «assomiglia a uno dei vostri», ma che quella preziosa indicazione non ebbe seguito. Si suppone inoltre che l'obiettivo fosse il commesso, l'ex carabiniere Pietro Capolungo. Ma non si sa cosa sapesse o sospettasse il Capolungo sulla banda e se ne avesse parlato con qualcuno. Tanto da indurre i Savi a eliminarlo immediatamente, correndo rischi altissimi di venire smascherati. Si sa, o meglio, non si sa, quali pistole abbiano sparato e con quali proiettili. Ebbene, se con questa prima puntata anche a voi è venuto qualche dubbio sul fatto che ci siano molti punti oscuri ancora da chiarire sulla banda della Uno Bianca, potete contribuire alle prossime puntate di Uno Bianca Reload andando sul sito produzionidalbasso.com indicando, scegliendo il progetto Uno Bianca Reload, Uno Bianca Reload, dove potete versare la vostra piccola o grande donazione. Per oggi è tutto, grazie a tutti da Paolo Soglia.